Felice Vecchione, consigliere nazionale della FIPAV a Campobasso per un grande evento di volley giovanile, spettacolo assicurato. Sicuramente. È d'obbligo un ringraziamento a quanti hanno realizzato l'opportunità di avere questa finale nazionale da lunedì prossimo 12 di giugno qui a Campobasso e Isernia, e soprattutto è con gioia che possiamo dire abbiamo ripreso l'attività giovanile, che rimane un fiore all'occhiello della nostra federazione nazionale. Un evento itinerante che coinvolgerà anche Isernia, grazie al lavoro della FIPAV regionale, un tassello importante per continuare a promuovere il territorio. Assolutamente sì, un grazie al presidente del comitato regionale Gennaro Niro, che ha messo su una bella squadra e un'organizzazione che sicuramente porterà a compimento con questa finale nazionale, e chiaramente ha utilizzato il territorio e tutte le amministrazioni locali, gli enti locali che hanno supportato dall'iniziativa, a cominciare da questa bella sede che è quella dell'Università di Campobasso, che so essere sempre disponibile nelle attività sportive. Con un primo tassello per il Molise, per continuare un lavoro iniziato qualche mese fa, dove si potrà arrivare a suo avviso? Allora, sicuramente questi 2 anni di letargo forzato che abbiamo dovuto subire li stiamo superando, e i territori più piccoli come può essere quello del Molise sicuramente hanno avuto maggiori difficoltà. Però grazie agli sforzi di tanti dirigenti, delle società locali, perché voi tenete anche delle società nazionali che difendono il vostro territorio in un modo brillante, sicuramente con un bel organigramma, con una bella previsione di riavviamento della società, di reclutamento, riporteremo sicuramente la palla a volo nei settori che gli competono. Ecco, i giovani sono sicuramente la base, il motore pulsante dello sport, quindi anche della pallavolo. Assolutamente sì, perché se noi calcoliamo che i ragazzi in questo periodo di cui abbiamo appena passato sicuramente potranno cominciarsi a sgranchire non solamente il fisico ma anche la mente, perché l'attività sportiva è un'attività sicuramente di grande educazione e di grande cultura che preparerà i nostri giovani. Noi ci auguriamo per l'attività sportiva sicuramente, ma anche per quello che sarà l'attività sociale.